Indubbiamente anche quello del trasporto aereo, ma iniziano ad arrivare dei segnali di ripresa. Infatti, secondo i dati diffusi dall'ENAV, la società che gestisce il traffico aereo in Italia, a luglio triplica il traffico aereo rispetto al mese di giugno. Nel mese di luglio, infatti, si sono registrati oltre 75.200 voli, lo vediamo con una media giornaliera di 2.428, mentre nel mese di giugno poco più di 26.000 movimenti con una media giornaliera di 866 voli. A luglio il 46% dei voli sono stati appunto internazionali, il 24,6% nazionali, il 29,3% invece sorvoli, quindi aerei che attraversano lo spazio aereo senza fare scalo. E nel mese di luglio è stato recuperato circa il 40% del traffico del 2019, giugno invece si è chiuso con il 15% del volato dello scorso anno. Comunque ci sono previsioni positive anche per il mese di agosto, infatti si prevede un recupero del 50% del volato del 2019, questi dati appunto diffusi dall'ENAV. Manca davvero pochissimo all'avvio degli scambi a Wall Street, una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi.